Benvenute e benvenuti al sesto appuntamento del ciclo di incontri del Futuro è Sostenibile. In questo incontro parleremo di dieta sostenibile. Noi della Commissione Sostenibilità abbiamo voluto tenere un incontro che trattasse di questo argomento in quanto una delle azioni individuali che può avere maggior impatto benefico sull'ambiente è limitare il più possibile i prodotti animali dalla propria dieta. Io sono Stefania Garofolo, studio Ingegneria Gestionale Ambientale e questa sera ho il piacere di presentarvi due ospiti, la dottoressa Marinoni che ci parlerà di dieta mediterranea e di impatto ambientale e Claudio Pomo, responsabile sviluppo di Essere Animali, un'organizzazione per i diritti animali. Se avete eventuali domande vi invito a scriverle nella chat o a porle alla fine dell'incontro. E ricordatevi, il mondo non cambia spesso e allora la nostra vera rivoluzione deve essere cambiare noi stessi. Prego, dottoressa Marinoni, può iniziare quando vuole. Buonasera a tutti, ringrazio gli organizzatori per l'invito. È importante appunto parlare di queste tematiche proprio perché appunto tutti possiamo fare la nostra parte. Quindi faremo una breve introduzione dove andremo via un po' veloci per capire insieme quali sono gli indicatori che effettivamente misurano l'impatto ambientale della filiera alimentare, così da capire quali sono gli aspetti più critici dell'attuale sistema di produzione e trasformazione del cibo. Dopodiché passiamo alla parte che approfondiremo un po' di più e vedremo cosa si intende per alimentazione sostenibile. Faremo una distinzione fra i vari modelli alimentari, lasciando poi spazio a Claudio che parlerà di dieta vegana e di benessere animale, insomma approfondirà un po' di più quegli aspetti. Noi invece parleremo di dieta mediterranea. Ci tengo a premettere che non c'è un gradino del podio più alto, c'è un cambiamento da mettere in atto tutti quanti per fare in modo che effettivamente si riesca a produrre un cambiamento per la nostra salute prima di tutto, ma anche per il pianeta, perché come sta andando oggi non sta andando molto bene. Quindi cominciamo a capire come si misura l'impatto ambientale di quello che arriva sulle nostre tavole. È ormai ben noto che quello che mangiamo ha un'influenza e un effetto, oltre che sulla nostra salute, anche sull'ambiente che ci circonda. La filiera agroalimentare in toto, from farm to fork, si dice, impatta significativamente sulle emissioni di gas serra, sull'utilizzo di acqua e sulla superficie di territorio. Dunque sono stati identificati questi tre indicatori, il carbon footprint, il water footprint, l'ecological footprint, per andare proprio a misurare questo impatto della filiera agroalimentare. Vi ho messo qualche dato giusto per farvi capire quanto impatta la produzione di cibo a livello ambientale e inizio a buttarla lì sul fatto che le nostre scelte alimentari possono avere un ruolo determinante nell'aumentare o nel ridurre questi dati assurdi, questi qua che vediamo a fianco, adesso ne discutiamo, proprio per il fatto che l'offerta del mercato è determinata dalla domanda e noi possiamo orientare il mercato. Se la domanda è di tanta carne, il mercato dà tanta carne, indipendentemente dalle risorse che devono essere utilizzate. Pensiamo che appunto la produzione alimentare è responsabile per più del 30% delle emissioni di gas a effetto serra, di cui solo il 18% per la produzione di carne. Più o meno il dato è lo stesso per l'industria e se ci pensiamo i trasporti impattano con le emissioni di gas a effetto serra per il 13%, se pensiamo alla filiera alimentare il 30%, più del 30% è un dato assurdo. Sempre la filiera alimentare è responsabile dell'utilizzo del 70% di acqua e per quanto riguarda la superficie di terra per più del 40% solo l'agricoltura. Badate bene che di questo 40% più del 70% è destinato al pascolo o a coltivazioni per nutrire animali, quindi solo il 23% si tratta di agricoltura destinata al consumo umano. Bene, negli ultimi anni quindi le filiere agroalimentari sono diventate oggetto di un crescente interesse per questi due motivi, un po' la qualità del cibo e poi la valutazione degli impatti che generano. È soprattutto la struttura della filiera produttiva alimentare a determinare l'intensità degli impatti e questi impatti enormi.
che sono, diciamo, legate ad uno specifico alimento. Va da sé che più la filiera è complessa, più il ciclo dell'alimento è lungo, più l'impatto cresce. Qua ci sono tre esempi per farvi capire che non che dobbiamo mangiare tutti mele perché la produzione di mele ha un basso impatto ambientale, però più il tragitto from farm to fork è lungo, più l'impatto cresce. Quindi poi ci arriveremo meglio, però il discorso è che la situazione non è proprio brillante, nel senso che questa slide ci vuole un po' fare una panoramica e delle considerazioni attuali e future. Oltre ad aver già sollevato la preoccupazione in merito alla sostenibilità degli attuali sistemi alimentari, dobbiamo considerare quanto è cresciuta negli ultimi decenni la richiesta di prodotti di origine animale. Si è assistito ad una vera e si assiste tutt'oggi ad una vera e propria transizione nutrizionale. Se poi consideriamo che si stima che la popolazione mondiale è in rapida crescita e per il 2050 saremo 10 miliardi, capiamo bene che dobbiamo fare qualcosa. Per farla breve, le attuali tendenze alimentari combinate con la crescita della popolazione prevista aggraveranno i rischi sia per le persone che per il pianeta, proprio in virtù di un'alimentazione che non è propriamente adeguata. E poi appunto anche gli effetti della produzione alimentare sulle emissioni di gas a effetto serra, sulla perdita di biodiversità, sull'utilizzo di acqua e suolo, ridurranno tutte queste cose insieme proprio la stabilità del sistema terrestre. Dobbiamo intervenire, ma dobbiamo farlo in un senso comune e l'unica strada è il cambiamento delle abitudini alimentari, proprio per cercare di stoppare questa transizione nutrizionale che è in atto, e lo dobbiamo fare per noi e per il pianeta. Quindi, considerando quanto detto, è quanto più urgente promuovere l'adozione di stili alimentari sani, prima di tutto per la nostra salute e per il pianeta, proprio per ridurre sia l'onere delle malattie croniche, che comunque oggi si sa che sono legate a uno stile di vita sbagliato, sia per ridurre l'impatto ambientale. Bene, quindi cosa significa avere un'alimentazione sostenibile? Cosa significa dieta sostenibile? La FAO ne ha dato una definizione molto completa che mette insieme diversi attributi. Non c'è solo il rispetto della biodiversità e degli ecosistemi, ma si parla di sicurezza alimentare, si parla di qualità nutrizionale, si parla di aspetti legati alla cultura, di aspetti sociali, etici ed economici. Infatti, tra i 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030, il secondo obiettivo è porre fine alla fame del mondo. Questo obiettivo e la definizione di sostenibilità, di dieta sostenibile, scusate, si vede che vanno proprio nella stessa direzione, e quindi garantire a tutti quanti, cibo sicuro, raggiungendo la sicurezza alimentare, sano dal punto di vista nutrizionale, eliminando quindi tutte le forme di malnutrizione, sia per difetto ma anche per eccesso. Perché oggi noi sappiamo che ci sono più persone sovrappeso e obese che persone che muoiono di fame. E tenendo presente che lo stato di salute, che dipende dalla disponibilità e dall'accesso al cibo, dipende anche però dal territorio e dall'ambiente nel quale questi alimenti vengono prodotti, e quindi dall'implementazione di sistemi alimentari quanto più possibile sostenibili. Ad oggi, quindi, la sfida principale per il settore alimentare e agricolo è fornire cibo sufficiente, sia qualitativamente che quantitativamente, a soddisfare le esigenze nutrizionali di tutti e allo stesso tempo conservare le risorse naturali per le generazioni attuali e future. Dai dati, diciamo, sulla sostenibilità dei singoli alimenti sono state create quindi queste piramidi ambientali, dove, come prima, con gli stessi colori identifichiamo il carbon footprint, il water footprint e l'ecological footprint. Per ogni indicatore è stato considerato l'impatto per la produzione di un chilo
di alimento edibile. Per ogni gruppo il valore riportato, che possiamo vedere qui, qui e qui, è determinato, estimato sulla media di tutte le fonti utilizzate della stessa categoria alimentare, mentre la banda tratteggiata identifica il massimo e il minimo. Quando l'alimento normalmente viene cucinato è stato aggiunto anche l'impatto della cottura e vediamo che un particolare impatto ce l'hanno quegli alimenti tipo il pane, le patate, i legumi, il riso, la pasta, che diciamo, l'impatto della cottura è particolarmente rilevante per questi alimenti. Bene, come è facile notare, queste piramidi sono piramidi rovesciate. Noi troviamo alla base della piramide alimentare sempre la carne bovina, seguita da altri tipi di carne e dai formaggi, mentre al vertice delle piramidi rovesciate troviamo tutti gli alimenti di origine vegetale, quindi gli ortaggi, la frutta, salendo un pochino verso il centro troviamo i cereali, troviamo i legumi, troviamo la frutta secca, l'olio extravergine di oliva. Per quanto riguarda queste ultime due, solo per quanto riguarda il water footprint, le troviamo in alto, però orientativamente la differenza è proprio netta fra gli alimenti che impattano tanto e gli alimenti che impattano poco, e li possiamo suddividere tra alimenti di origine animale e alimenti di origine vegetale. Da queste piramidi è poi nata la doppia piramide, quindi il confronto tra la piramide alimentare e la piramide ambientale. E quindi ci chiediamo, ma una dieta sana per noi lo è anche per il pianeta? Beh, per molti aspetti le indicazioni nutrizionali tese a mantenere un buono stato di salute e quindi a controllare il peso corporeo, prevenendo le malattie croniche, si sovrappongono o perlomeno vanno nella stessa direzione delle indicazioni che favoriscono il controllo di quegli indicatori che abbiamo visto prima. Si possono certamente identificare alimenti che impattano tanto, che impattano poco, però noi dobbiamo considerare che non mangiamo singoli alimenti, non mangiamo alimenti di un solo gruppo alimentare, non abbiamo uno spettro alimentare così ridotto, di conseguenza dobbiamo un po' staccarci dalla valutazione del singolo alimento per diciamo, valutare il nostro modello alimentare in toto. Io posso essere un'onnivora che però mangia carne una volta a settimana, poi tendenzialmente una dieta molto vegetale. Quindi qual è il mio impatto? È alto come se mangiassi carne tutti i giorni? Assolutamente no, per quello bisogna valutare un po' il contesto totale. Dobbiamo valutare quindi i vari modelli alimentari, va da sé che impattano in maniera diversa. Bisogna distinguere modelli alimentari che vedono un prevalente ed un elevato consumo di alimenti animali da modelli che via via consumano sempre meno alimenti di origine animale per arrivare ad un prevalente esclusivo consumo di alimenti vegetali. Ad oggi è ben chiaro che il ruolo dell'alimentazione svolge un ruolo diciamo come fattore di rischio e come fattore di prevenzione per lo sviluppo delle patologie croniche più frequenti. Prima abbiamo detto che per dieta sostenibile si intende un regime alimentare che sia sostenibile per l'ambiente direttamente, ma che sia anche di elevata qualità di elevata qualità nutrizionale per noi. E gli studi sono concordi sul fatto che i consumi elevati di alimenti animali ultraprocessati, diciamo, e povera di alimenti vegetali, quindi proprio una dieta stile occidentale a tutti gli effetti, siano associati ad outcome avversi per la salute. Di conseguenza, il fatto di avere una dieta il più vegetale possibile ci assicura di impattare poco in maniera sia diretta, perché di fatto sto mangiando alimenti che abbiamo visto impattano poco per la loro produzione intrinseca, ma impatto poco anche in maniera indiretta, perché di fatto mi garantisco una dieta di qualità nutrizionale proprio elevata e dunque un miglior stato di salute. Questo avendo visto prima che per dieta sostenibile si intende sì l'impatto ambientale, ma anche
la qualità nutrizionale per assicurarci un buono stato di salute. Quindi arriviamo al fulcro del discorso, la dieta mediterranea. La dieta mediterranea viene definita come una dieta a base vegetale che prevede un basso moderato consumo di alimenti vegetali, animali, scusate. La dieta mediterranea è un modello alimentare che è stata inserita come patrimonio dell'UNESCO nel 2010 ed è un modello alimentare che prevede un elevato consumo di verdura, frutta, cereali integrali, legumi, frutta secca, semi, che prevede come principale condimento e principale fonte di grassi l'olio extravergine di oliva, un moderato consumo di pesce, uova e latticini e un basso consumo di carne. Lo vediamo proprio dalla piramide alimentare. La base sono gli alimenti che dovrebbero essere prevalentemente presenti nella nostra alimentazione. Salendo troviamo tutti i secondi piatti. Tutti i secondi piatti perché fondamentalmente non ne abbiamo così bisogno come ci è stato un po' inculcato dalla cultura della dieta. I secondi piatti sì, ci devono essere perché fanno parte di una dieta alimentare bilanciata, ma non sono la parte prevalente, completano il pasto, ma non ne sono la parte principale. E questo ci deve essere ben chiaro, ma poi vi faccio vedere anche un'altra immagine che vi chiarisce ulteriormente questo aspetto. Ad ogni modo, la dieta mediterranea già agli inizi degli anni 70 era stata messa in relazione, diciamo, con effetti protettivi nei confronti di determinate patologie cardiovascolari. Sulla base delle più recenti evidenze scientifiche, noi sappiamo che più il nostro modello alimentare è aderente alla dieta mediterranea, minore è il rischio di mortalità, minore è il rischio di sviluppare malattie cardiovascolari, minore è il rischio di sviluppare malattie neoplastiche. Quindi sono tutti effetti positivi sulla salute. E quello che vi voglio evidenziare, che si vede anche da questa immagine, che è proprio quella che identifica la piramide alimentare della dieta mediterranea, è che stiamo parlando di un modello alimentare che tiene conto di tutti i criteri di sostenibilità della FAO, quelli che abbiamo visto prima, dall'adeguatezza nutrizionale al rispetto del territorio, della cultura, della tradizione, tutti gli aspetti sociali, di convivialità, di varietà, di stagionalità, proprio in virtù di favorire la biodiversità, un minor impatto ambientale possibile, oltre che tutti i benefici di cui abbiamo parlato. Questa immagine è semplicissima, io la faccio vedere sempre, e diciamo che è la messa in pratica della dieta mediterranea. Cosa ci dice il piatto sano della Harvard School? Ci dice che effettivamente questa dieta mediterranea è molto più vegetale di quello che pensiamo, perché se tutti i pasti dovrebbero essere costituiti in questo modo, i tre quarti, vedete, cereali, ortaggi e frutta, tre quarti della dieta è vegetale. Poi vicino ci si mette, per completare il pasto, come dicevamo prima, un secondo piatto, che può essere a scelta fra secondi piatti di origine vegetale e animale, sapendo che gli unici secondi piatti di origine vegetale sono i legumi. Quindi è lì il cambiamento che deve esserci. Noi sappiamo che, come ci ha detto la piramide alimentare, la carne va limitata un paio di volte a settimana, il pesce anche, le uova, le porzioni consigliate sono 2-4 uova a settimana e i legumi delle proteine presenti in questo modello alimentare. Quindi praticamente ciascuno di noi che cosa può fare per impattare quanto meno possibile? Guardare il suo modello alimentare nel complesso, la sua aderenza alla dieta mediterranea, se più non ci si spinge verso diciamo modelli sempre più, ancora più vegetali, diciamo così. Quindi sicuramente ridurre il consumo di carne attenendoci alle raccomandazioni che derivano sia dalle linee guida per una sana e corretta alimentazione,
sia per quanto riguarda l'aspetto ambientale. Inserendo quindi di più i legumi come secondo piatto, perché sono un secondo piatto a tutti gli effetti, e forse qualcuno non sa neanche che cosa sono i legumi perché non si consumano più così tanto, ma dobbiamo cercare di riscoprirli. Quindi fagioli, ceci, lenticchie, piselli, che spesso noi mangiamo come contorno, in realtà sono un secondo piatto a tutti gli effetti e abbinati ai cereali si completano dal punto di vista nutrizionale e sono un ottimo sostituto di carne e della carne e di tutti i secondi piatti di origine animale. Consumare alimenti di stagione, cercare di consumare più materie prime e meno prodotti finiti, perché come ci siamo detti prima, meno la catena alimentare, quindi meno processo c'è intorno ad un alimento, dal punto di vista ambientale meglio è. E poi cercare magari di organizzare anche un menù settimanale, fare una lista della spesa, questo per comprare il giusto senza sprecare, perché poi si rischia di comprare troppo, far scadere gli alimenti, farli andare a male e lo spreco domestico è circa la metà di tutti gli sprechi che ci sono sulla catena, sulla filiera alimentare, diciamo così. Io vi lascio anche un sito dove poter fare un questionario per valutare la vostra aderenza alla dieta mediterranea, e secondo me è una bella cosa, nel senso che ognuno nel suo può cercare di capire quanto effettivamente è impattante la sua alimentazione, e penso che, cioè che il responso sia anche qualche consiglio su come migliorare eventualmente e raddrizzare il tiro. Io vi ringrazio per l'attenzione e dobbiamo proprio cercare di fare tutti la nostra parte, perché dobbiamo muoverci in fretta, perché il 2050 non è così lontano. Ringrazio la dottoressa Marinoni. Sono sicura che ci saranno molte domande alla fine dell'incontro per lei. Soprattutto sui legumi. Speriamo che sappiano che cosa siano. Ok, Claudio, se vuoi iniziare, adesso puoi condividere lo schermo e inizia la tua parte. Perfetto, mi presento velocemente. Io sono Claudio Pomo, sono responsabile sviluppo dell'Associazione Essere Animali e vorrei introdurvi più al tema, ovviamente, che è collegato. È il tema dell'etica e poi il passaggio anche al perché la nostra associazione promuove un'alimentazione 100% vegetale, quindi le motivazioni sono sicuramente quelli che ha esposto prima la dottoressa e sono fondamentali dal punto di vista ambientale, di salute, eccetera, però ci sono anche altre motivazioni, quindi sicuramente qui, come ho scritto, è necessario andare a ripensare completamente quello che è l'attuale sistema alimentare, e poi vedremo anche alcuni dati, e iniziare anche dalle nostre scelte quotidiane, quindi ognuno di noi, il messaggio che voglio dare, ve lo dico fin dall'inizio, ognuno di noi può essere parte di questo grande cambiamento, ma il cambiamento è talmente grande che dobbiamo anche pensare in grande. Quindi la nostra associazione, per esempio, insieme a una rete internazionale, sta lavorando proprio per cambiare le politiche a livello europeo. Però questo non vuol dire che il cittadino debba sempre lamentarsi di ciò che non funziona dall'alto e non prendersi carico del cambiamento. Quindi il cambiamento avviene in molti modi e parte anche soprattutto dal basso, dalle nostre scelte quotidiane. Quello che volevo farvi vedere è in breve il problema, qual è? Che milioni di animali soffrono di allevamenti. Oggi non vado qua a farvi vedere slide su slide di cosa accade negli allevamenti, potrei andare avanti un'ora a parlare solamente di tutte le sofferenze che patiscono gli animali. C'è solo questa slide con immagini, diciamo, tristi e brutte degli animali, racchiudono un po' una panoramica. Queste immagini le abbiamo raccolte tutte noi, perché la nostra associazione si occupa da ormai 10 anni di documentare cosa accade negli allevamenti e nei macelli italiani, con investigazioni fatte anche sotto copertura, quindi con persone che si infiltrano negli allevamenti con telecamere nascoste, a lavorarci anche per delle settimane e far emergere, probabilmente avrete già visto su internet o sui media alcuni dei nostri filmati, far emergere la realtà che altrimenti nelle pubblicità, altrimenti sulle confezioni, non vedremmo mai e i consumatori non conoscerebbero. Giusto per dire, prima del 2011, quando abbiamo creato questa associazione, iniziato questo progetto, in Italia non erano mai stati filmati gli allevamenti intensivi, non erano mai stati resi
pubblici e visibili al grande pubblico, si vedevano documentari che provenivano dagli altre parti del mondo, dagli Stati Uniti prevalentemente, il consumatore pensava che certe cose non accadessero, ma possiamo vedere qui, ho scelto foto anche non terribili, diciamo, rispetto a quello che accade, possiamo vedere gli animali vivono in gabbia anche in Italia, gli allevamenti di galline e ovaiole sono ancora per la maggioranza, poi vedremo alcuni dati, in gabbia, insomma, c'è una piccola panorama di ciò che accade agli animali e non sto qua a elencarvi anche tutte le questioni perfettamente legali di sofferenza a cui sono sottoposti gli animali, per esempio le mutilazioni, pensiamo al becco delle galline che viene tagliato appena nate, il becco per le galline è una parte estremamente sensibile, questo viene fatto con una lama rovente senza nessuna anestesia, o la mutilazione della coda o la castrazione per i piccoli maiali che viene fatta anche questa senza anestesia, queste sono le sofferenze dal punto di vista legale. Poi noi abbiamo documentato e documentiamo continuamente maltrattamenti e anche situazioni estremamente al di fuori della legalità, ma questo sicuramente è un'altra cosa. Il sistema alimentare ha oggi una grossa problematica, che è quella appunto che è basato su veramente la sofferenza quotidiana per milioni di animali. E qua ci sono alcuni numeri. Perché la nostra associazione ha deciso di occuparsi esclusivamente o quasi esclusivamente di animali allevati per l'alimentazione? Perché possiamo vedere qui un piccolo grafico con dei dati, i numeri sono arrotondati, però comunque sono 600 milioni circa gli animali che ogni anno vengono uccisi nei macelli, pesci esclusi, perché aumenterebbero a dismisura, contro i meno di 1.767.000 gli animali utilizzati per sperimentazione nella ricerca, abbigliamento, circhi, zoo. Ciò non vuol dire che queste tematiche non ci interessino dal punto di vista etico, non siano problematiche interessanti, ma sicuramente sono le tematiche su cui l'associazionismo animalista si è mosso molto di più e sono quelle poi dove numericamente possiamo vedere proprio la stragrande maggioranza della sofferenza degli animali è per la macellazione, il sistema alimentare, quindi abbiamo deciso proprio di lavorare su questo su molti fronti, e poi dopo vi spiegherò alcuni dei nostri progetti proprio sull'alimentazione, visto che è questo il tema. E sicuramente quello che facciamo principalmente è rendere visibile questa sofferenza di 600 milioni, e lo ripeto, questo numero è un numero incredibile di animali, e cercare di renderla visibile anche sui media nazionali. Giusto per vedere poi alcuni numeri, questo è un report che abbiamo fatto l'anno scorso, nel 2020, con i dati della decade 2010-2019, quindi andrebbero leggermente rivisti adesso, ma cambiano di poco, per far vedere poi anche qual è il sistema degli allevamenti in Italia, come funziona, quali sono i numeri. Se guardiamo a sinistra possiamo vedere specie per specie i numeri, ovviamente c'è, se guardate la colonna sulla sinistra, dai 5 milioni si arriva a 25, poi c'è un balzo a 400 milioni, perché i polli non sarebbe stata ottimizzata dal punto di vista grafico la schermata, perché i polli vengono uccisi più di 500 milioni l'anno contro i pochi milioni di altri animali, quindi questo ci fa vedere qual è l'animale più ucciso in Italia. E vediamo appunto anche dei cambiamenti, vediamo che il coniglio viene mangiato sempre meno e purtroppo il pollo sempre di più. Sulla destra in alto c'è un altro dato interessante, il fatto che il totale peso morto, quindi la quantità di carne prodotta in Italia, è diminuita in questa decade di ben appunto 4 milioni di quintali, ma a parità di questa diminuzione è aumentato, e neanche di poco, di 40 milioni, il numero di individui, di animali macellati, quindi la sofferenza degli animali è aumentata, questo perché ha coinciso con il passaggio di un'alimentazione basata sulla carne rossa a un'alimentazione basata sempre di più sulla carne bianca, e quindi dal punto di vista etico per gli animali, e non sto qua anche a spiegarvi tutte le problematiche etiche dell'allevamento di polli, i polli sono gli animali probabilmente i più maltrattati a livello appunto degli allevamenti intensivi, quelli che fanno una vita sicuramente peggiore degli altri. Purtroppo questa attenzione, derivante anche per esempio dalle indicazioni dell'OMS sulla cancerogenicità della carne rossa, o comunque tutto quello che si sente dire sul problema di salute, e anche sull'impatto ambientale della carne bovina, che sicuramente bovina e suina hanno l'impatto più alto di tutti, purtroppo
bisogna stare attenti perché sta spostando molti consumatori verso la carne bianca e dal punto di vista etico per noi è molto importante, comporta per assurdo la morte di più animali. E, vediamo un altro paio di dati, per me questi sono dati molto interessanti, in questa decade, che in questo report di questa decade abbiamo prodotto tantissimi dati che molte persone non avevano mai visto, io ne ho estrapolati giusto pochi, ho messo un paio di tre slide. Mi interessava far vedere, rispondere proprio alla, diciamo spesso quando parliamo di queste problematiche, facciamo vedere le investigazioni, questi filmati, le persone rimangono scosse ovviamente a vedere gli animali sofferenti nelle gabbie, come vengono trattati, tutti rimangono colpiti, però poi di solito la prima risposta è quella un po' sulla difensiva, è ma potremmo comprare la carne degli animali allevati bene. Ecco, io ho messo queste slide per farvi vedere immediatamente qual è il sistema alimentare in Italia, qual è il mercato, cosa compra il consumatore italiano, perché nel 2019 possiamo vedere qua questa torta su 71 milioni, quasi 72 milioni di polli negli allevamenti, questi sono gli animali presenti in ogni momento, prima vi ho detto ne vengono macellati 500 milioni perché ci sono più cicli in un anno, su 72 milioni quasi 126 mila stanno in allevamenti con meno di 5 mila animali, quindi in allevamenti che possiamo dire piccoli, e sicuramente molti meno stanno in allevamenti con meno di 1000 animali, qui considereremmo piccoli allevamenti, l'allevamento del contadino da cui tutti sembra che vadano a rifornirsi appena sui social pubblichiamo qualcosa, sembra che tutti dicono ah, ma io compro la carne dal contadino, in realtà questo piccolo contadino, piccolo allevatore rappresenta appunto una quantità infinitesimale del pollo che si trova sul mercato, l'intensivo è il 99% o anche di più, per la carne di pollo suino è più del 99% della produzione, quindi viene dagli allevamenti intensivi tutto quello che troviamo. Pollame allevato in modo biologico, possiamo vedere dal 2010 al 2018, e appunto qua si vede che nel 2018 lo 0,7% del totale è pollame allevato in modo biologico, e anche qua poi si apre un'altra parentesi, perché il biologico non è sinonimo di estensivo, non è sinonimo per forza di animale allevato all'aperto in condizioni fantastiche, ottimali, come possiamo vedere nelle pubblicità, perché c'è anche il biologico intensivo, quello che magari si trova dei grandi marchi al supermercato, che spesso è fatto di animali che hanno sì una densità minore rispetto ad altri, agli allevamenti convenzionali, hanno sì degli spazi un po' maggiori, ma spesso diciamo quello che proprio differenzia per alcune specie è proprio il fatto che gli animali mangiano biologico e quindi la loro carne è considerata biologica. Però per dire, anche per uno standard migliore comunque del dato al pollo, ce l'ha solo lo 0,7% del totale, quindi quando ordiniamo pollo, carne o anche, come potremmo vedere, questo qui sono i dati delle uova, se li ordiniamo al supermercato, al ristorante o li prendiamo al supermercato, possiamo stare sicuri che qua il 99% e più del pollo viene da allevamenti intensivi. Per quanto riguarda le uova, possiamo vedere come l'interesse comunque del consumatore, che in questi anni si è interessato, anche grazie alle battaglie di sensibilizzazione che sono state fatte, si è interessato alla sofferenza delle galline in gabbia, possiamo vedere che dal 2010 al 2019, con i grafici a torta sulla destra, è aumentato molto la percentuale dei sistemi alternativi, che sono l'allevamento a terra e in piccolissima parte l'allevamento biologico o all'aperto, prevalentemente a terra. La buona notizia è che sono usciti proprio ieri, non sono riuscito a mettere nelle slide, dei dati sul 2020, il sistema in gabbia dal 55% è sceso sotto il 50%, quindi diciamo si sta spostando sempre di più l'allevamento verso quello non in gabbia, che è una buona notizia, e anche se poi non voglio fare sempre quello che vede tutto negativo, però anche se bisogna dire abbiamo documentato tantissimi allevamenti di galline allevate a terra non vuol dire all'aperto, non vuol dire nei prati, a razzolare, vuol dire in un capannone chiuse tutta la vita, però non in gabbia, comunque chiuse in un capannone, e le immagini sono comunque, quando le facciamo vedere alle persone colpiscono, quindi diciamo che la situazione non è rosea, ma sicuramente è molto migliore dell'allevamento in gabbia, quindi è un passaggio, ovviamente anche il cambiamento culturale che stiamo proponendo arriva per gradi, per punti, per passaggi.
E ovviamente quello che rappresenta questo sistema alimentare, come diceva prima la dottoressa, che mangiamo troppa carne oggi, la dieta western è basata troppo sul sistema alimentare, sulle proteine animali, sui prodotti di origine animale, presenta vari tipi di problemi. Problemi etici, adesso una presentazione velocissima come questa, non vi sono stato a spiegare le motivazioni filosofiche, le motivazioni etologiche o la realtà di tutti gli allevamenti, cosa accade, però penso che chi sta ascoltando un'infarinatura ce l'abbia, un video su internet l'avrà visto, o comunque potete andare ad approfondirli, poi possiamo anche parlarne dopo per approfondire di più, però ci sono gravissimi problemi etici se pensiamo a 600 milioni di animali senzienti, che la scienza ha dimostrato essere senzienti e capaci di provare dolore, e non solo, capaci di sensazioni, di emozioni, e appunto e grandi capacità cognitive. Un problema etico c'è sicuramente, se lo stanno ponendo molte persone. Abbiamo problemi ambientali, ne ha parlato ampiamente la dottoressa prima, e su questo non ci sono dubbi, e ci stanno dicendo gli scienziati, ce lo sta dicendo la FAO, l'OMS, ce lo stanno dicendo tutti, non possiamo andare avanti così. Abbiamo dei problemi sanitari, e la pandemia in corso ci ha fatto anche capire, per chi non l'avesse letto, ma l'abbiamo letto tutti, come appunto lo spillover, il salto di specie, di virus, sia un problema gravissimo, e come questo appunto derivi soprattutto anche da luoghi di alta concentrazione degli animali, quindi un problema sanitario gravissimo. Adesso si sta parlando molto anche dell'aviaria, l'aviaria sta imperversando in Europa con numeri spaventosi, ci sono stati i primi casi di esseri umani colpiti dall'aviaria, e per fortuna è un virus che per ora non ha capacità di passare da umano a umano, passa solo da animale a umano, e quindi i casi sono pochissimi, ma purtroppo è un virus con un'altissima mortalità, altro che il virus che stiamo affrontando in questo momento, un virus con una capacità di uccidere l'essere umano molto molto più alta, e ci sono di virus come questi, ce ne sono a milioni, ci dicono gli scienziati, e gli allevamenti intensivi sono delle bombe a orologeria per tutto questo. Invito ad approfondire l'argomento, invito ad approfondire l'argomento dell'antibiotico resistenza, che è un altro dramma dal punto di vista sanitario e di salute pubblica per il futuro, perché potremmo trovarci in un futuro a breve dove gli antibiotici non funzionano più, torniamo indietro di più di 100 anni per la salute pubblica. Quindi è tutto questo grazie all'abuso negli allevamenti intensivi, quindi questo sistema basato su miliardi di animali che vengono allevati nel mondo. Quindi un problema sanitario gravissimo. In più abbiamo un problema di salute, anche qui ne ha parlato prima la dottoressa, non mi dilungo, però sicuramente tante malattie croniche derivanti dall'alimentazione con troppa carne, e quindi ci sono tantissimi motivi per cambiare alimentazione, e sono, alcuni sono degli imperativi, nemmeno dei motivi, sono degli imperativi, perché non possiamo andare avanti così, perché non possiamo continuare in questo modo e pensare che nel 2050 con la popolazione che sarà aumentata, ha raggiunto i 10 miliardi, è una situazione davvero insostenibile. E quindi bisogna iniziare a fare retromarcia, iniziare a guardare, iniziare a cambiare alimentazione. Ovviamente la nostra associazione promuove un'alimentazione 100% vegetale, che è la soluzione dal punto di vista etico, sicuramente è la soluzione che ci toglie ogni problema, perché se le nostre fonti di proteine sono i legumi, ma non solo, perché poi proteine si trovano anche negli altri alimenti di origine vegetale, ovviamente in minor quantità, però se le nostre fonti di proteine sono i legumi, sappiamo che non stiamo uccidendo nessun animale, non stiamo facendo soffrire nessun animale, e che appunto stiamo anche avendo un minor impatto, molto molto minor impatto sull'ambiente, e fa bene alla nostra salute. Quindi ci sono tantissimi motivi, vi ho elencati brevissimi perché non si può adesso stare ad approfondire, ma ci sono tantissimi motivi per fare questo passaggio, e la nostra associazione propone questo, ma ovviamente siamo consci, non siamo dei dogmatici, non siamo dei, diciamo, degli scellerati da questo punto di vista, e capiamo le difficoltà di chi cambia, inizia a cambiare prospettiva e dice: devo iniziare a cambiare le mie abitudini, a cambiare la mia alimentazione. Ovviamente si fa per gradi, ovviamente ci sono tanti scogli da superare, timori, cose che non si conoscono, quindi c'è molto da scoprire e approfondire. Noi abbiamo questo sito che vedete adesso nella slide, Io Scelgo Veg, ioscelgoveg.it, lo trovate su internet, ci sono quasi 1000 ricette, ci sono guide su come sostituire i prodotti, diciamo tutto il come
Il perché ve l'ho detto condensato brevissimo prima, ma se fate un giro sul sito della nostra associazione essereanimali.org trovate tantissime informazioni sul perché, quindi come vengono trattati gli animali, le investigazioni negli allevamenti, quindi la motivazione è che sia etica, che sia ambientale, trovate tutte le informazioni. Il come però è fondamentale, perché molte persone dicono avete ragione, ma e poi iniziano i ma, e i ma che ci frenano e che ci fermano in tante scelte della vita. Per chi ha paura di iniziare nel cambiare alimentazione e farlo da solo, farlo in maniera a paura, diciamo anche dal punto di vista di salute, oppure tanti timori, noi abbiamo un progetto che funziona tantissimo e che si chiama Settimana Veg. Tra l'altro si svolge ogni anno a maggio, quest'anno sarà dal 24 al 30 maggio, quindi potete prepararvi, ma il sito settimanaveg.it è attivo tutto l'anno, quindi se volete visitarlo, questo è uno screenshot della parte alta del sito, e diciamo si può scaricare un menù ricettario per una settimana, dalla colazione alla cena, e si trovano tantissimi consigli. Diciamo questo menù in realtà non è un menù, è un libro guida, perché ha più di 40 pagine con consigli nutrizionali, consigli pratici, eccetera. Quindi anche per chi dice voglio provare, voglio testarlo, voglio arrivare a essere sempre più mediterraneo, come diceva prima la dottoressa, magari non voglio diventare vegano, ma voglio avvicinarmi a questa scelta, provare una settimana in questo modo può aiutare tanto, perché fa scoprire che è fattibile, fa scoprire che in realtà è facile iniziare a invertire e far diventare la carne l'eccezione e non la regola, il prodotto di origine animale l'eccezione e non più la regola. Quindi scoprire sempre di più è fondamentale, ed entrare in questa ottica del non mi sto togliendo qualcosa, e non mi sto togliendo la carne, non mi sto togliendo quello che mangiavo, ma sto aggiungendo, io sto mettendo nel mio menù alimenti nuovi che prima non conoscevo, cereali nuovi che non conoscevo, legumi, come dicevamo prima, che non ho mai mangiato o che non ho mangiato abbastanza. Quindi vederlo in positivo sicuramente è un modo per cambiare. E adesso, per lasciare spazio per la parte di domande eccetera, chiudo con un altro nostro progetto che volevo proporvi, anche se volete approfondire, conoscere, magari poi scatta la possibilità di collaborare con la vostra università. Meno per più è un progetto che abbiamo lanciato per le aziende, ma non solo, stiamo lavorando anche con istituzioni, è un progetto per cambiare le mense e lavorare a livello proprio di mensa, noi con un team di persone, con anche chef e persone con esperienza all'interno delle mense, siamo capaci di rivedere il menù e togliere almeno il 20% dei prodotti animali da questi menù e renderli quindi più sostenibili dal punto di vista ambientale, della salute, ovviamente anche dal punto di vista etico. E sarebbe bellissimo anche collaborare, iniziare, ci stiamo già iniziando con studenti di altre università, dei primi discorsi, approcci, potrebbe interessare anche questo. E detto questo, io lascio spazio appunto alle domande, a curiosità. E ovviamente il tema è veramente vasto, è da approfondire, da conoscere. Adesso ho fatto semplicemente una piccola infarinatura velocissima, ma ci sarebbe tantissimo da parlare su, diciamo, da tutti i punti di vista. Grazie Claudio, anch'io consiglio a tutti di andare a vedere la pagina di Essere Animali, perché è l'unico rimpianto di passare a un'alimentazione vegetale e non averlo fatto prima. Quindi voglio ringraziare i nostri ospiti, adesso possiamo passare alle domande, che sicuramente ce ne saranno molte. La prima domanda è per la dottoressa Marinoni. La domanda è se ci sono dei rischi di carenze nutrizionali per una donna vegana che inizia una gravidanza. Allora, partiamo dal presupposto che la gravidanza è una fase della vita dove di default i fabbisogni sono aumentati. Di conseguenza l'integrazione è prevista anche per la donna onnivora, e un'alimentazione vegana, vegetariana, onnivora, l'importante è che sia bilanciata. Una volta che l'alimentazione è sistemata, a posto. Cioè non c'è rischio minore o maggiore di una donna onnivora, se la dieta ovviamente è ben pianificata. Chiaro. Allora passiamo alla domanda di Tiziana.
Dice che la FAO ha individuato negli insetti una fonte proteica per il nostro futuro. A parte le motivazioni che ci fanno respingere il diverso, ci sono aspetti etici da considerare se anche gli insetti vengono allevati in maniera intensiva per poter sfamare la popolazione? Direi che questa domanda possiamo rivolgerla a Claudio. Ma guarda, sicuramente è uno dei temi attuali importantissimi e proprio ieri ho ricevuto una mail con uno studio dove si parla diciamo, uno studio che è sotto ancora sviluppo, però insomma stanno emergendo delle possibilità che anche alcuni insetti abbiano delle capacità cognitive e di capacità di soffrire. Finora non era escluso a priori, ma non lo si sapeva e non avevamo le prove. Basta pensare al fatto che fino a pochi anni fa la comunità scientifica non aveva dimostrato pienamente che i pesci potevano soffrire. Quindi era una nostra incapacità di capire la loro sofferenza, appunto, proprio dal punto di vista biologico. Di funzionamento del sistema nervoso, adesso ci si sta avvicinando anche al capire la problematica degli insetti. Oltre a questo, oltre al problema etico, quindi il fatto che possano soffrire o non possano soffrire, ritengo da una parte veramente assurdo che le persone per una fonte proteica debbano abituarsi a mangiare qualcosa che fa generalmente disgusto, che fa veramente strano. E dobbiamo sottoporre comunque miliardi, in questo caso sarebbero ancora di più, di animali alla morte per fare appunto queste fonti proteiche, quando, come abbiamo detto finora, abbiamo delle fonti proteiche che sono i legumi, che sono perfettamente compatibili con salute, ambiente ed etica. Quindi il problema facendo una scelta di questo tipo non si pone. Adesso un'altra domanda per la dottoressa Marinoni. Luca intanto si congratula per l'incontro, gli è piaciuto molto e l'ha trovato interessante e lo ha fatto riflettere, infatti ha una domanda. Se effettivamente una dieta vegetale è migliore dal punto di vista ambientale, è nutrizionalmente adeguata ed è più sicura per gli umani dal punto di vista sanitario e permette anche di evitare incredibili sofferenze a un numero enorme di animali, perché continuiamo a consumare prodotti animali? Solamente perché si è sempre fatto o per l'effimero piacere sensoriale che può dare il mangiarli? È per me? Sì, direi per lei, sì, tutti e due magari, non saprei, penso che sia una domanda a cui potrete rispondere entrambi. Sì, io penso che forse è da capire le ragioni per cui è aumentato il consumo di prodotti di origine animale, perché se noi andiamo ad indagare quella che era la vera dieta mediterranea di cui abbiamo parlato prima, il consumo di alimenti animali era davvero contenuto. La principale fonte di proteine, se vogliamo intenderle come secondo piatto di una dieta mediterranea, sono sicuramente i legumi della dieta mediterranea. Quindi, se poi ci sbilanciamo verso la dieta western, lì sicuramente è successo qualcosa. Tu, Claudio, invece che cosa risponderesti? Ma guarda, sicuramente è un dilemma interessante il perché, e sicuramente c'entra molto il gusto, quindi l'effimera scelta del gusto e del proprio piacere di quel momento, di quello che siamo abituati a mangiare, rispetto alla sofferenza che diciamo tutti ormai sanno che si nasconde dietro la produzione di carne. Preferiamo non pensarci e dire vabbè, ma comunque succederebbe comunque. In realtà la risposta, più quella che cito appunto un attivista che ha scritto un libro di cui che stiamo traducendo e lanciando in Italia, la risposta veramente che è più chiara è la maggior parte delle persone mangiano carne perché la maggior parte delle persone mangiano carne, semplicemente è l'adesione alla norma, quindi il fatto che tutti lo facciano ci lo fa fare anche a noi, quindi quando è la norma, andare contro la norma e diventare vegetariani o diventare vegani oggi è difficile. Io per quello dicevo prima, capisco che non sia facile anche quando si scoprono tutti questi motivi, oggi diventare vegani è controcorrente, quindi si ritrovano problemi, persone che ci prendono in giro per prima cosa, persone che ci attaccano, ma non solo,
vado a scuola o vado al lavoro, a mensa non trovo da mangiare, vado in viaggio e faccio fatica, è andare controcorrente. Aderire alla norma è facile. E quello che noi dobbiamo fare, quello che stiamo cercando di fare con tutti i nostri progetti è fare in modo che di default la norma sia quella più sostenibile, sia quella più vegetale. E questo è l'obiettivo che dovrebbe anche essere l'obiettivo delle istituzioni, l'obiettivo delle mense, l'obiettivo della società in toto. Quindi rendere quello che fa male agli animali, fa male alla salute, fa male all'ambiente, un'eccezione. Aggiungo che in questa cosa anche... oltre alle istituzioni, le scuole dovrebbero cercare di instaurare e di fare educazione alimentare in questo senso, proprio perché se le abitudini alimentari della famiglia sono sbagliate, a scuola si può intervenire sui bambini, e intervenire sui bambini vuol dire crescere degli adulti che in qualche modo possono portare avanti un'alimentazione sostenibile e soprattutto scongiurare sovrappeso, obesità e patologie croniche che si correlano. Sì, anche magari con un'educazione dell'alimentazione, perché non viene mai fatto nelle scuole, quindi esatto. Fondamentalmente... Educazione alimentare proprio. Ok, un'altra domanda è per i problemi di anemia, una dieta vegana, credo, insomma con poca carne potrebbe andare bene, e poi c'è il dilemma della vitamina B12, come ovviare senza usare le pillole? Non si ovvia, nel senso che la vitamina B12 è l'unica e indispensabile integrazione che è necessaria per una dieta anche solo, anche onnivora, però molto vegetale, proprio perché la vitamina B12 si trova unicamente nei prodotti di origine animale, ma non perché gli animali sono una fucina di vitamina B12, semplicemente perché loro la concentrano dai mangimi che mangiano, ok? Solo che non mangiando alimenti di origine animale noi non ce la garantiamo, ok? Perché dovremo mangiare i vegetali con la terra, per intenderci, per garantirci la vitamina B12 dai vegetali direttamente. Va bene, quindi quella è l'unica integrazione indispensabile da fare per la vitamina B12, appunto. Per quanto riguarda l'alimentazione e il ferro, molti vegetali, i cereali integrali, i legumi, i vegetali a foglia verde, i semi, la frutta secca, sono tutti alimenti ricchissimi di calcio. E il vantaggio del ferro vegetale è che viene assorbito solo nel momento del bisogno. Una dieta invece onnivora e caratterizzata dall'assorbimento del ferro eme, quello della carne, del pesce, quel ferro lì viene sempre assorbito e noi rischiamo di assorbirne fin troppo, non considerando che di fatto il ferro è un pro-ossidante. Ok? Quindi con l'alimentazione vegetale possiamo coprire tranquillamente il fabbisogno di ferro ed eventualmente ci sono anche delle strategie per assorbirlo in maniera più efficiente, quindi con la vitamina C, piuttosto che possiamo tranquillamente seguire un'alimentazione vegetale o più vegetale, anche se abbiamo problemi di ferro. Comunque, per eliminare un po' questo tabù sulla vitamina B12, volevo chiedere a Claudio se ci può confermare che, essendo gli animali non delle fabbriche di B12, viene anche a loro fornita in modo, diciamo, artificiale, ecco, se mi puoi confermare. Sì, infatti volevo proprio aggiungere questo, che a chi dice la dieta vegana è innaturale perché appunto senza la B12, senza delle pillole di B12 non potreste vivere, la risposta è semplice, anche gli onnivori oggi ormai soffrono di una grave carenza di B12 e questo proprio perché negli allevamenti intensivi, nella situazione attuale, gli animali non sono fuori a ruminare e a mangiare l'erba e la terra dove trovano... E, diciamo l'erba sporca di terra dove trovano i batteri da cui poi si forma la B12 e anche nei mangimi oggi viene addizionata la B12, quindi viene addizionata agli animali e noi prendiamo
molto spesso questa, cioè noi onnivori, noi consumatori prendiamo la B12 dalla carne o da alimenti di origine vegetale e che era stata proprio sintetizzata magari nelle stesse fabbriche, negli stessi luoghi dove viene sintetizzata per vegani, vegetariani o chi vuole comunque integrare. Quindi diciamo che se proprio la dobbiamo integrare, a sto punto possiamo integrarla senza far morire gli animali di mezzo, ecco. Veronica ha una domanda sui sostituti della carne, come formaggi vegani, salsicce vegani, la Beyond Meat. Questi prodotti possono essere considerati una buona opzione per tutti quegli onnivori che scelgono la dieta vegetale per questioni di sostenibilità? Claudio, vuoi? Sì, allora... sicuramente allora, ci sono, si aprono due strade. Uno dal punto di vista, immagino, di un nutrizionista, magari poi lì parla la dottoressa, appunto, che sicuramente questi prodotti non sono l'eccellenza, è meglio mangiare legumi, vegetali, cereali, eccetera, eccetera. Però sicuramente quello che dicevo prima, siamo in un mondo dove è difficile, è controcorrente diventare vegani o vegetariani e siamo abituati anche a certi sapori. E siamo abituati a mangiare certi cibi, quindi poter riprodurre in casa le lasagne, faccio un esempio, esattamente uguali a come le mangiamo adesso, ma senza sofferenza degli animali, è il modo migliore per fare un cambio di alimentazione. Ho fatto un esempio delle lasagne anche per far capire alle persone come i vegani non mangiano solo verdure bollite, cereali sconditi o chissà cosa, non bisogna confondere con la macrobiotica. Noi mangiamo torte con la panna vegetale, mangiamo le lasagne, mangiamo un sacco di cose buone, gustose, saporite e siamo capaci di riprodurre. Ovviamente non sono uguali al 100%, la maggior parte delle anche ricette tipiche, quindi e imparando questi prodotti, soprattutto i formaggi, ora i latti vegetali, permettono veramente di avere un'alimentazione varia, ricca e gustosa, proprio come quella che si ha da onnivori. Magari bisogna abituarsi un attimo a un paio di gusti diversi. Tra i nomi che hai detto dei prodotti, hai fatto Beyond Meat, che fa parte di quel tipo di prodotti che oggi sono proprio i sostituti extra, sono quelli che anche gli onnivori spesso non riescono a riconoscere. Ci sono stati fatti vari esperimenti, diciamo a doppio cieco, quindi con persone che non sapevano se stavano mangiando carne o il burger vegetale e non riconoscendolo. Quindi questo fa capire come di fronte poi adesso a un prodotto del genere, se andiamo anche al fast food, che ovviamente per un nutrizionista è il luogo della perdizione, non bisognerebbe andarci, però se andiamo al fast food possiamo scegliere un burger di McDonald's, Burger King, eccetera, che è uguale identico a quello che mangiavamo ieri, ma dentro non c'è un animale morto ed è uguale identico, perché non farlo? Grazie Claudio. Adesso abbiamo una domanda per quanto riguarda l'impatto dell'agricoltura e l'utilizzo di pesticidi e veleni. Tobia è curioso di sapere se ci sono alcune considerazioni a riguardo in quanto ha paura di mettere dei prodotti vegetali nel carrello se questi possono contenere delle sostanze anche nocive. Beh, vedo che Tobia interessa molto della sua nutrizione, quindi direi alla dottoressa Marinoni di rispondere a questa domanda, se può. Allora, sicuramente eventualmente l'adozione di, cioè l'utilizzo più che altro di prodotti biologici può scongiurare un po' questa paura forse, e fermo restando che dobbiamo tenere in considerazione che la catena alimentare fa in modo che gli animali mangino mangimi che comunque derivano da una coltivazione che sappiamo essere biologica e quindi senza l'utilizzo di pesticidi, erbicidi, eccetera, eccetera. Dobbiamo capire un po' di che cosa abbiamo paura, forse. Una domanda sulla dieta mediterranea e la dieta orientale. Tra la dieta mediterranea che propone cereali integrali puntando molto sul frumento e una dieta più orientale con maggior ricorso al riso, ci sono differenze? Qual è migliore?
Allora, è vero che noi in Italia siamo abituati a consumare molta pasta e molto pane che sono derivati del frumento. La dieta mediterranea in realtà esorta ad una varietà dell'utilizzo, sì, dei cereali, di tutto in realtà, di ortaggi, della frutta in base alla stagionalità, ma anche appunto dei cereali, proprio perché ne abbiamo tanti. Non li conosciamo tutti, come diceva anche Claudio, lo scoprire, il provare alimenti differenti ci aiuta anche in termini di sostenibilità ambientale e soprattutto ci può garantire uno spettro di micronutrienti maggiore, proprio perché se vogliamo il frumento è anche quel cereale un po' più sfigatino di tutti. Se invece cominciamo ad ampliare lo spettro, dal riso, il riso rosso, il riso nero, la quinoa, il grano saraceno, sono anche cereali che dal punto di vista delle proteine ne contengono anche un pochino di più, visto che abbiamo sempre paura di questa carenza proteica, soprattutto con un'alimentazione tendente al vegetale, proviamo a cambiare un pochino, di fare in modo che l'alimentazione non sia basata solo su pane e pasta, ma ampliare lo spettro. Ok, un'altra domanda. In realtà questa è una risposta a che cosa aveva scritto prima Luca, si era chiesto perché continuiamo a mangiare carne se effettivamente non ci serve dal punto di vista nutrizionale. Secondo Angela è perché la dieta mediterranea con basso consumo di prodotti animali sembrava da poveri. Claudio, se vuoi fare qualche commento a questo intervento. Ma sicuramente il boom dei prodotti animali si è avuto nel dopoguerra e è stata associata l'alimentazione più vegetale con appunto la carne la domenica o ogni 2 domeniche alle restrizioni di quel periodo della guerra, la povertà, eccetera. E l'arrivo di latte tutti i giorni, che prima negli anni 40 non veniva bevuto dagli italiani tutti i giorni, diciamo che è un'alimentazione che hanno importato in Europa gli americani. E diciamo l'arrivo sulla tavola tutti i giorni di latte, formaggi e carne è stato associato alla ricchezza. E ovviamente più aumenta la ricchezza nei paesi e più aumenta il consumo di prodotti animali. E questo è il motivo per cui adesso, appunto, come diceva prima Michela, sta aumentando tantissimo il consumo a livello globale di prodotti di origine animale, nonostante, per esempio, in Italia abbiamo una riduzione, in molti paesi si vede una riduzione, ma in paesi come la Cina c'è stato un cambiamento, proprio l'adozione della dieta western, che appunto con i numeri della popolazione in Cina e in altri paesi asiatici è un grosso, grosso problema dal punto di vista proprio globale. Questa associazione della carne e prodotti di origine animale alla ricchezza purtroppo è vero, è un retaggio culturale che dobbiamo toglierci. E l'assurdo è che dall'altra parte poi sta diventando anche il mangiare bene. Adesso i ricchi, i veri ricchi, se vogliamo vedere, ho detto assurdo, ma in realtà il paradosso è che i veri ricchi, i miliardari intelligenti nel mondo mangiano sempre più vegetale, sempre più sano e non vanno da McDonald's, non vanno a sfondarsi di hamburger e di carne tutti i giorni. Quindi dovremmo guardare a una nuova ricchezza che è quella basata sulla salute e quindi un'alimentazione sempre più sana. Sottoscrivo ogni parola. Ok, un'altra domanda per la dottoressa Marinoni. Per quanto riguarda la produzione di cibo vegetale che possa soddisfare il fabbisogno mondiale, secondo lei passerà all'utilizzo di OGM e che idea ha sull'ingegneria genetica legata alla produzione di cibo? Potrebbe rispondere a questa domanda anche magari comunque passando per il fatto che, cioè far capire comunque quanto della produzione di vegetali adesso viene comunque utilizzata per gli allevamenti, quindi Esatto, noi dobbiamo proprio partire dai dati che abbiamo oggi. Abbiamo detto che il 40% del terreno mondiale è occupato da terreni coltivati e solo il 23% di questo 40%
è agricoltura destinata al consumo umano. Di conseguenza, anche volessimo passare tutti a mangiare soia, la soia che oggi è coltivata per gli animali, non per l'alimentazione umana. Di conseguenza, è un problema che possiamo posporre, il fatto di pensare all'ingegneria genetica per far fronte alla richiesta di produzione di agricoltura, quindi di cibi vegetali per l'uomo, ecco. Questo è il mio pensiero, al di là di dati oggettivi alla mano. Grazie. Ma sì, sicuramente, se posso aggiungere, non è un problema la carenza appunto di spazio sulla terra per alimentare le persone, anzi è proprio quello che la scienza ci sta dicendo, è il contrario. È quello che sta dicendo di fare. Stiamo proprio... Dobbiamo convertire l'alimentazione verso il vegetale perché non avremo più spazio per coltivare, per dare da mangiare agli animali. Più del 70% della soia coltivata nel mondo, anche ricordo la deforestazione in Amazzonia collegata alla coltivazione di soia, eccetera, eccetera, è per gli allevamenti e non è per il consumo umano. La soia OGM, prevalentemente da Sud America, America, è quella che finisce negli animali, negli allevamenti. La soia che mangiamo noi europei, per fortuna almeno, che troviamo nei negozi è non OGM, quindi viene dall'Europa, e quindi diciamo tutto il problema, i vegani, la soia, la deforestazione, non è vero. La deforestazione in Amazzonia non viene per la soia dei vegani o per la salsa di soia per il sushi, ma viene per gli allevamenti intensivi, l'allevamento bovino prevalentemente. Grazie. Emma ha qualche perplessità in quanto ha provato a diventare vegetariana più volte, però si sente di emanciparsi dalle abitudini alimentari dei suoi genitori e crede che l'obiettivo di una dieta vegana sia molto difficile per molte persone. Qua vorrei dire a Emma di non mollare, perché per tutti è difficile all'inizio, e se posso dire anche per me è stato difficilissimo, ma anche i miei genitori all'inizio non erano d'accordo. Probabilmente i tuoi genitori non hanno capito il motivo per cui lo facevi. Esattamente come i miei all'inizio erano così, e adesso sono entrambi vegani e stanno entrambi seguendo questo incontro, quindi ti direi, per la mia esperienza, di non mollare, anzi far capire il motivo per cui lo vuoi fare, e soprattutto crederci anche tu, perché penso che se ci credi tu non ti interessa di emanciparti dagli altri, andare controcorrente. Come ha detto Claudio prima, andare controcorrente è difficile, ma se lo fai per un buon motivo non te ne pentirai. Comunque ti chiede Claudio se avete cambiato strategie voi di essere animali nelle vostre campagne informative, prendendo in considerazione il fatto che molte persone non sono disposte a passare a una dieta vegana. Ma sì, sicuramente in questi anni noi siamo partiti come promozione 100% vegan, adesso promuoviamo quello, ma il nostro linguaggio è cambiato molto. E anche i nostri progetti sono cambiati molto, prendendo proprio prendendo come base degli studi, quindi non a caso, ma proprio sono stati fatti, e per fortuna vengono fatti sempre di più molti studi su quale tipo di messaggio funziona di più. Quindi una richiesta di diventare vegetariano o vegano, che impatto ha su una persona che ha visto per esempio un video di maltrattamenti negli allevamenti, oppure una richiesta di ridurre il consumo di carne. Si è visto che è più facile per le persone ridurre e mangiare meno carne piuttosto che diventare vegani, e quindi noi abbiamo capito che sicuramente continuiamo ovviamente in tutti i nostri progetti a parlare di questa scelta, ma prendiamo in considerazione il fatto che può e deve anche essere normale per chi magari ha delle difficoltà farlo per step, per passaggi, e che soprattutto ci stiamo accorgendo che il mondo non è diviso in o bianco o nero, o vegano o onnivoro che mangia carne tutti i giorni. C'è una sfumatura di grigio enorme nel mezzo, e invito appunto anche chi è nel dubbio, chi ci ha provato ma ha delle difficoltà, non è che c'è un giorno in cui dice da oggi sono arrivato, ho superato la linea che mi divideva dal veganismo e ce l'ho fatta. In realtà l'importante è non dire non ce l'ho fatta, non sono vegano, torno a mangiare carne tutti i giorni. Si può essere una persona che è vegano 9 giorni su 10, 7 su 10, 90 su 100, e che sgarra una volta l'anno. Diciamo, è molto molto meglio comunque che essere una persona che mangia carne tutti i giorni. Quindi
non c'è un test da superare, e ci siamo accorti veramente che è molto importante l'approccio del vegano, del movimento vegano verso l'esterno, e non chiudersi, non creare un muro, una distanza, e non creare questo, diciamo, piedistallo che sembra così difficile da raggiungere, far capire che siamo tutti sulla stessa strada, chi più avanti, chi più indietro, chi ha fatto due passi, chi 10, e ce la faremo tutti insieme. Comunque stiamo contribuendo a un cambiamento, anche chi comunque riduce, spero in maniera sostanziale, il consumo di prodotti animali. Grazie Claudio. Una domanda per la dottoressa Marinoni. Ilaria è vegana da 14 anni e non integra la B12. Se lei mangia in modo salutare, però non integra la B12 da 14 anni, quindi vorrei chiedere alla dottoressa che cosa pensa di questa scelta e cosa le consiglia. Penso, e il consiglio è di provare a fare il dosaggio della vitamina B12 ed eventualmente anche vedere se il metabolismo dell'omocisteina e dei folati è in ordine. Questo lo si fa col medico di base, fallo e comincia a integrare. Sì, Ilaria dice che lei dona il sangue, però nelle analisi donatori di sangue non c'è la B12, e quindi e dice anche che non si ammala mai, però i problemi della B12 sono a lungo termine, quindi... No, in realtà da 14 anni dovrebbero anche poter essere già sintomatici. Comunque, no, B12, folati e omocisteina, te li fai prescrivere dal medico di base, controlli, comunque puoi tranquillamente integrare, e poi lì sarà da fare una valutazione solo se iniziare con una dose d'attacco all'inizio e poi proseguire con una dose di mantenimento, oppure insomma prova a vedere. Ok, una domanda da Massimo sulle modalità di comunicazione della scelta vegana, quindi una domanda rivolta a Claudio. Sui siti si possono trovare molte informazioni dettagliate, ma in TV, che rimane comunque un ottimo mezzo di divulgazione, se ne parla ancora poco, e il più delle volte ad intervenire sono personaggi poco qualificati che non aiutano a dare vera credibilità alla scelta vegana. Si può fare meglio a tal proposito e come si potrebbe intervenire? Cioè, questo penso sia una domanda perfetta, siccome siete anche appena andati sul TG, quindi Claudio. Ma guarda, noi da molti anni lavoriamo con giornalisti, reporter, riusciamo a collaborare con TG, anche TG1, TG2, TG3, cioè, diciamo le TV nazionali. Abbiamo collaborato con le più importanti trasmissioni d'inchiesta a livello nazionale, penso anche tra le migliori d'Europa, come Report, Indovina chi viene a cena. Quindi diciamo abbiamo l'obiettivo, il lavoro, la priorità di portare in televisione questi temi, e lo facciamo spessissimo e frequentemente. Il problema che ponevi è quello invece di un altro tipo di TV, è quello dei dibattiti, quello dei programmi varietà, dove spesso vengono invitati ospiti vegani e si apre un dibattito che poi sfocia spesso in caciara, appunto quello che dicevi, anche personaggi non qualificati e personaggi che purtroppo hanno una comunicazione che spesso è proprio, a mio avviso, proprio sbagliata, è proprio la comunicazione del vegano che poi resta antipatico alla popolazione, è lo stereotipo, eccetera, eccetera. E purtroppo su questo è difficile intervenire, perché quei programmi cercano proprio quel tipo di persone, ma lo vediamo non solo sul vegano, lo vediamo su qualunque argomento. Io ammetto, non guardo proprio la televisione, l'ho lasciato la televisione molti anni fa, però quando mi capita di vedere un programma, lo vedi benissimo che certi programmi cercano la caciara, cercano la persona che urla più, che parla sopra l'altro, e quindi persone come Leonardo Caffo, per esempio, che ogni tanto va in televisione, è un filosofo, ha una capacità di dialettica altissima, viene invitato in certi tipi di programmi, in altri non viene invitato, o anche a noi come associazione, altre associazioni qualificate in Italia, non vengono invitate in quei programmi perché si cerca proprio quel tipo di personaggio. Quindi, in realtà, se ci chiamassero non ci andremmo, perché non vogliamo essere parte di quello che in realtà è un talk show che crea solo disinformazione e non dà spazio alla possibilità di informare veramente. Quindi purtroppo quei programmi non c'è la possibilità di confronto, è un urlarsi sopra, e conosco molte persone tra nutrizionisti
attivisti, filosofi che si rifiutano quando vengono chiamati da quelle trasmissioni proprio per questo motivo. Grazie Claudio e grazie alla dottoressa Marinoni per l'interessante incontro che ci avete regalato. E vi ringraziamo per averlo seguito e per maggiori dettagli e approfondimenti ci trovate su Facebook e su Instagram del Consiglio degli Studenti, sul canale Telegram della Commissione Sostenibilità e sul sito uniud.it/cds-sostenibile. Concludiamo l'incontro con il nostro motto: si parte del cambiamento, collabora con la Commissione Sostenibilità. Bene, grazie a voi. Grazie, grazie mille.